io chiaramente ringrazio Davide del Palma, l'Università, l'associazione, la IIP e tutti i presenti per questo invito di cui io mi sento davvero molto onorata. E diciamo che il tema, come diceva appena chi mi ha preceduto, dell'amore per il proprio lavoro, è un tema che io ho sentito come una sfida quando l'ho letto, perché il mio taglio, diciamo, formativo mi portava in realtà in un settore molto diverso, in maniera lontana. In realtà io negli anni giovanili ho lottato nella speranza che ci si potesse invece liberare, nella speranza dell'utopia dalla schiavitù del lavoro, che si potesse superarlo e andare oltre per allargare il cosiddetto tempo della qualità di vita. Ed è quasi per me una sorta di contrappasso invece di trovarmi nel ruolo che svolgo per rispetto della storia di famiglia, non certo per una mia propensione a questo lavoro. Questa è una cosa che devo sinceramente dire. Io l'ho preso e l'ho abbracciato con un forte senso del dovere. Diciamo che l'amore e la passione in realtà sono sicuramente venuti fuori per l'educazione familiare che ho ricevuto e perché chiaramente lì ti confronti con tante vite ogni giorno, ma la scelta iniziale è stata una scelta che è partita più dal senso del dovere che non dal senso del piacere. Quindi per me è una contraddizione quotidiana dovermi ritrovare invece a lottare per difenderlo questo lavoro, per assicurare adesso all'organismo che dirigo continuità e certezza, finché le vite di ogni persona che dedica tanto tempo nella nostra industria, non viva il quotidiano, ma anche il futuro, con la sensazione di essere quasi sempre sull'orlo di un baratro, sul limite del proprio orizzonte. Non è un caso che io abbia iniziato il mio percorso universitario con un esame proprio con il professor Tronti a Siena e mi sia laureata in una tesi che aveva come titolo Il lavoro e il politico nella fenomenologia dello spirito di Hegel. È un percorso che in realtà ha attraversato poi il pensiero di Hume, di Locke, di Hegel per arrivare fino a Weber e alla sua opera principale che era l'Etica protestante e lo spirito del capitalismo. A fatica il lavoro è stato ritenuto, quindi nei secoli, elemento di rilievo nelle dinamiche sociali. Basti pensare che nella fase praticamente iniziale della concezione cristiana il lavoro non era sicuramente un'attività meritoria, ma la diretta conseguenza del peccato. Il lavoro invece, nella riflessione hegeliana, è di importanza fondamentale, al punto da assumere funzione di elemento centrale nella fenomenologia dello spirito. E in effetti, come rileva poi Lowit, lavoro e cultura costituiscono la sostanza della società del XIX secolo e la stessa opera di Hegel testimonia che la filosofia è il proprio tempo espresso col pensiero. Sia il termine italiano lavoro che in inglese labor, il termine è sempre legato a quello che significa pena, sforzo, fatica, sofferenza. E in ognuna di queste variazioni semantiche, anche se lo vediamo nel francese, ouvrier o travail, il lavoro richiama e rinvia alla pena e alla sofferenza. Però in Hegel comincia ad avere una trasformazione, il lavoro diventa un momento, acquisisce una valenza, catartica e liberatoria. Quindi per me parlare di lavoro e parlare della storia dell'umanità, che è la storia del lavoro manuale e intellettuale, ma è anche una storia di liberazione col lavoro e attraverso il lavoro dalla soggezione allo stato di natura e quindi dalla schiavitù e dalla condizione poi di servo rispetto al Signore. Gerarchie che, bene o male,
a partire dall'Ottocento vengono poi sovvertite con criteri nuovi, in cui la gerarchia cui servo padrone si spersonalizza e c'è un invio in cui ciascuno è al servizio di tutti e in cui nessuno più dipende personalmente da qualcuno, che è la condizione appunto tipica del rapporto servo-padrone. Quindi il lavoro comincia a diventare trasformazione, che dentro di sé ma anche fuori di sé. Fino a giungere ai moderni movimenti operai e studenteschi, in cui c'era appunto l'utopia invece che il percorso dello stesso lavoro potesse portarci a liberarci da questa schiavitù. Quindi lavoro come strumento per espanderci nella dimensione del privato e della qualità della vita. E quindi il lavoro che forma, che coltiva, ma che ci fa anche trascendere il lavoro, quindi come catarsi. E quindi la storia dell'umanità è anche storia, secondo me, di liberazione dal lavoro. Certo, oggi ci troviamo di fronte al lavoro che cambia, e quindi forse è necessario anche qui rivisitare questo dettato. È molto mi è piaciuto il riferimento, una frase di Gianni Vattimo, proprio nel suo libro, quando dice di pensare il lavoro che si pensava finito, dimenticato, perduto, e invece per ritrovarlo con il suo forte significato umano. Quindi il lavoro è sempre un momento di contraddizione, perché è un momento in cui il lavoro può essere amato, in cui il lavoro però crea fatica, ed è attraverso però il lavoro che noi possiamo liberarci dalla sua dipendenza. Parlavamo prima, sentivo dei riferimenti al momento dell'importante della tecnologia e della robotizzazione. Non dimentichiamo che d'altra parte la nostra stessa Costituzione si basa sulla centralità politica del lavoro. Nell'affermazione contenuta all'articolo 1 non è un caso che si parli di Repubblica fondata sul lavoro, lavoro di tutti, non solo manuale. Quindi il lavoro che cambia e si spoglia della veste di classe e si allarga e diventa una forza sociale, un'espansione in orizzontale ma anche in verticale verso la politica. E se guardiamo ancora la nostra Costituzione, noi possiamo vedere come in essa i rapporti economici danno evidenza negli articoli 35 e 47 al rapporto alla pari tra lavoro e impresa, libertà e diritti. Questa parità politica, questo equilibrio virtuoso che, guarda caso, noi troviamo nella nostra Costituzione anticipata in una maniera davvero preveggente, sono andati avanti e realizzati nel modello europeo dello Stato sociale, economia sociale e di mercato. Ma a partire dagli anni Ottanta si è cominciati a vivere una destrutturazione del rapporto sociale e quindi una penalizzazione del fattore lavoro, è cominciata una frattura tra il politico e il sociale. E quindi la stessa crisi economica è in realtà una crisi da lavoro. Ma dobbiamo renderci anche conto che questa crisi del lavoro trova il suo limite nel fatto che vi è un limite al reddito, all'abbattimento del reddito di lavoro. Anche di questo noi dobbiamo un attimo soffermarci, perché nelle strutture, nelle aziende si parla sempre e molto di quello che è il peso del costo del lavoro all'interno di un'organizzazione. Che è un'organizzazione che si deve misurare continuamente con il mercato e con il proprio prodotto, il prodotto che quindi deve comunque conservare una sua competitività, ormai fuori dai nostri confini nazionali e proiettati nel mondo. Quindi avere quindi coscienza di questo momento, secondo me, è fondamentale. Ecco perché portare agli estremi limiti questo discorso dell'abbattimento del reddito ha dei risvolti, secondo me, estremamente negativi per quello che deve essere il significato sociale del termine di lavoro. Anche la stessa sinistra, in realtà, non lo vive più come una risorsa politica, il concetto politico di lavoro si è indebolito.
lo stesso il concetto di flessibilità è un concetto che, per esempio, io come imprenditore non accetto molto, perché in realtà la flessibilità ha come poi contrastare la rigidità della disoccupazione. E questo è un altro elemento sul quale dobbiamo tornare, secondo me, a riflettere. D'altro canto, diceva prima il mio predecessore, in realtà un imprenditore avveduto dovrebbe sapere quanto l'intelligenza operaia sia importante nell'innovazione del processo lavorativo e quindi quanto sia importante conservare un corretto equilibrio fra redditi e consumi. Bisogna in realtà fare una scelta fra un capitalismo del denaro e un capitalismo del lavoro. L'uno non è alternativo all'altro. Il capitale è, per quanto io pensi, un mezzo e il lavoro deve essere il fine, ma perché il lavoro è il mezzo per la vita di tante persone. Cioè, quindi non il lavoro in sé come una beatificazione di esso, fine a se stesso. E quindi bisognerebbe rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale affinché il lavoro e l'organizzazione politica di esso economica possano davvero attuarsi. E soprattutto bisognerebbe cercare di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro. Per fare però questo purtroppo occorre che la politica non si abbassi, si sollevi a livello di questi problemi. Leggevo un articolo tempo fa, qualche mese fa, sulla Repubblica, della storia professionale di 5 donne e 6 uomini che lavorano alla San Raffaele di Milano con il professore Eugenio Montini. E sono tutti ricercatori in terapia genica. Hanno elaborato la cura per la leucodistrofia metacromatica e la sindrome di Wiskott-Aldrich, malattie genetiche fino ad oggi letali. Loro godono del sostegno di Telethon e dicevano che il loro stipendio è modesto, appena di 1200 euro al mese. Ma con candore loro affermavano: se un esperimento prevede l'impiego di un reagente che finirà di operare di sabato mattina, e noi non possiamo aspettare il lunedì. Si dice addio al weekend e si torna a lavorare. E perché? Per passione, grande passione e amore per la ricerca. E quindi, per tornare alla mia realtà di imprenditore, come noi utilizziamo, per esempio, gli strumenti, prima sentivo parlare di tanti strumenti legati alla riforma del lavoro, quindi la nuova riforma, le riforme del passato, e poi l'apprendistato, e poi il co-co-co, e poi la formazione, il tempo determinato. E sicuramente sono tutti strumenti che noi utilizziamo attraverso il nostro responsabile del personale, con il quale, oltretutto, essendo un'azienda di dimensioni medie, noi abbiamo un contatto molto, molto quotidiano, un contatto continuativo. Li utilizziamo quando cerchiamo specifiche professionalità. Però attenzione, in quel momento lo spirito con cui li affrontiamo è che per noi sono solo strumenti. Perché un colloquio di lavoro è già esso un percorso formativo. Il colloquio di lavoro e poi il percorso formativo che dopo ne consegue si intreccia con quello delle aspettative di chi in quel momento sta affrontando il colloquio, dei suoi investimenti affettivi. Si sta parlando della vita che il candidato ripone in quel colloquio di lavoro. Per lui non dimentichiamo che quel momento, quella possibilità di lavoro è il mezzo attraverso il quale può realizzare i propri sogni, la propria realtà. Quindi l'esigenza concreta dell'impresa in quel momento si incontra con la speranza del lavoratore non solo poi di soddisfare i propri bisogni, ma di realizzare anche i propri sogni.
Quindi un'azienda, un'impresa deve in realtà farsi carico di questi ideali, deve impegnarsi estremamente ogni giorno nel cercare di fornire continuità alla propria attività, spinta non solo dal proprio arricchimento, ma perché è consapevole che ad essa sono connesse le aspettative di vita, che contribuisce poi tutto questo al buon funzionamento della stessa azienda, come prima i miei predecessori hanno affermato. Ma è nel rispetto della singola individualità che bisogna lottare con tutte le proprie forze il rischio di precarietà. E questo lo si fa ogni giorno, cercando di gestire al meglio la propria impresa, cercando di darle l'opportunità di avere sempre la possibilità di una crescita, di un investimento in tecnologia, perché oggi come oggi un'azienda non può mai rimanere ferma. L'investimento è una cosa continua, è un continuo impegno finanziario. E in un momento difficile come questo, in cui c'è anche molta chiusura e molta difficoltà al credito, credetemi, non è facile mantenere questo equilibrio. La forza che io ricevo tutti i giorni la ricevo proprio dalle persone che vi lavorano, che mi danno la speranza e il coraggio, alcune volte di imbarcarmi in investimenti, che davvero, alcune volte mi chiedo come fare a condurre a termine. Però è un momento, è un tutt'uno, è un momento in cui lo scambio è molto forte, ed è uno scambio non solo di interesse momentaneo, è uno scambio in cui entra anche la pelle, entra anche l'emozione in gioco. Ultimamente abbiamo avuto dei ragazzi in stage nella nostra azienda, anche delle scuole medie superiori, perché per fortuna, dico per fortuna perché io non voglio che la scuola assolutamente sia determini i propri programmi in funzione del mondo del lavoro. È importante l'interscambio, però la cultura deve rimanere autonoma da quelli che sono i fini economici. Però è molto bello questo scambio. Vengono tanti ragazzi ora delle scuole del quarto e del quinto anno, perché viene ora molto stimolato questo momento di verifica di ciò che studiano. E la cosa più bella è sentirli chiedere loro quando vanno via, perché fanno 2 o 3 settimane al massimo, di poter tornare d'estate anche gratis, per vivere ancora quell'esperienza. Ecco, secondo me è proprio lì che si gioca la ricchezza di un ambiente lavorativo, nell'aver trasmesso la gioia di essere lì a lavorare. Per poi arrivare a uno degli ultimi casi in cui la preside mi ha chiamato per dirmi che tra i ragazzi che erano venuti vi era uno che era quello che proprio non voleva assolutamente studiare e che invece dopo questa esperienza in azienda, per i complimenti che ha ricevuto invece quando era lì a svolgere praticamente quello che forse a scuola aveva studiato o non aveva studiato, e invece poi in azienda aveva ricevuto tanti complimenti e quando è tornato a scuola è tornato con tanta, tanta più voglia di lavorare. Parlare quindi per me di capitale umano, della sua importanza nell'organizzazione del lavoro, della complessità nelle e delle organizzazioni del lavoro, e per quanto riguarda il mio personale percorso lavorativo e di vita, e quindi vivere ogni giorno con e attraverso le contraddizioni che questa complessità implica. E per me è un'attenzione fisica e intellettiva, spesso dolorosa, che cerca perennemente una sintesi tra ciò che l'economia e il mercato mi impongono e il personale travaglio fra la mia ricerca di libertà, che è libertà dal lavoro, e un'etica del lavoro che spesso mi attanaglia la coscienza, frutto forse di un'educazione cattolico-cristiana che si è poi incontrata con il rigore del dovere interiorizzato del protestantesimo di Weber. Un'attenzione, dicevo, dolorosa, perché cosciente di quanto il lavoro nel semplice quotidiano di chi opera e dedica tante ore della propria vita al funzionamento di un'industria,
come in qualsiasi organismo sociale e lavorativo, è denso di sensi e valori, quali la famiglia, la casa, i figli, la salute, la gioia, in una parola, il diritto alla vita e alla propria personale esistenza. Grazie.